Buonasera, questa è la storia di un gruppo di attori. Un gruppo di attori che viveva in un glorioso teatro, il Teatro Nerofumo. Ma un giorno, questo bellissimo teatro è stato abbattuto. E da quel momento, di quegli attori, non si è saputo mai più nulla. Cercate bene! Devono essere qui! Erano 10 attori! A me parevano 10 scemi, ma sempre persone sono! Vedete bene! Uno cercava la moglie, c'è stessa almeno la moglie. Buonasera, bonsoir, good evening, good night, buonasera. Sì, che poi se vogliamo essere precisi, secondo la contessa Nerofumo, il pubblico deve entrare in questo teatro in ogni momento della giornata. Il pubblico entrerà 24 ore su 24. Sto facendo l'imitazione della contessa, perché sulle imitazioni sono femmina, so. Insomma, l'esperimento consiste in questo. Noi siamo una decina di attori, salvando la faccia di qualcuno. Tutto terremo date, disoccupate e morte di fame. La contessa ci ospita. Vitto e... alloggio, ho sbagliato le mosse. E noi in cambio le dobbiamo far vedere la vita senza veli e senza pudori, ho sbagliato pure questo. Insomma, sono 10 anni che siamo chiusi qua dentro e ancora nessuno di noi è stato eliminato, ecco tutto. Ma che stai dicendo? Tabù. Con chi stai parlando che qui non c'è nessuno? Ma sto facendo le prove per quando entrerà il pubblico, lasciamo stare. Per quando entrerà? La contessa dice che non siete ancora maturi. Si ha pigliato per cocco, si ha pigliato. E vino si ha da fa sempre battuto, sto buffone, sto macchiettone che non sei altro. Scusate, sulle battute sono femmine, ma viene l'istinto. E continua. La vuoi finire di recitare, sì o no? Lo volete capire che il pubblico è stufo degli attori? Il pubblico non ne può più del teatro. Il pubblico vuole vedere la vita spontanea. Aiutami, Natalina, che tengo sti tacchi. Si caracoppa sti tacchi, mi spezzo la femmina. So più lunghi i tacchi che cosce, guarda qua, va. Ma perché ve li mettete, contessa? Che me metto? Sono 1,20 m, ma che camminano sotto le sedie, secondo te? Sei scemo. Andiamocene negli appartamenti, guarderemo gli attori dall'alto. Andate. Mi raccomando, Cinnellini, cercate di essere realistici, non recitate. Se fallisce il mio progetto, i miei familiari non vedono l'ora di togliermi il teatro. Lo vogliono vendere alle banche. Dicono che è l'unico modo per far entrare i soldi qua dentro. Che succede, contessa? Narsate, mi ho fatto abbattere. Ma Saruma, fatti venire. Portami nei miei appartamenti, giriamo da qua, li guarderemo dall'alto. A sti macchiettoni, non recita. Sta zitta, sta zitta, hai capito? Noi te ne cazzo. Lo puoi trasuda. E non parla. Datemi la vita. Io voglio la vita. Non mi facci di paura così. Soltanto la vita. Ma non voglio. Chi è?
Madonna santa! Ma sei tu, Cesare? E io sono. E la passa nuova, e all'improvviso esce così. Ho sentito un urlo. E cacciate la capi proprio all'improvviso. Madonna, ma chi è che urlava? È la contessa. Che... La contessa urlava? Ha fatto mettere la paura esagerata. Ma mi si è svegliata la contessa? Si è svegliata. Buongiorno contessa. Buongiorno contessa. Buongiorno, ero già sveglio, non sì. È che dormivo. Sì. Perché è tornato il freddo, perciò sembra che... Se ti riferisci a me hai proprio ragione. No, veramente mi riferivo al fatto che... E chiedo perché, chiedo. Chiedo perché, chiedo. Perché? Un Gesù, chiedo veramente, chiedo perché. Tu hai detto, chiedi perché, ma che... Allora non capisci. Qua sono tutti quanti paregatori, tutti quanti appresso a me, ma che si mescano tutte le mattine. Che si sposate, pigliami, e sali e scendi da 10 anni. Che votate, pigliami, e scuso, confuso, o si pezzo per la contessa. Quando ti voglio tutto quanto troppo bene contro me, ti sembra giusto, no? E allora me ne vado, ecco qua. Io non ho capito niente. Non capisci mai niente. Tu. Ma se c'hai qualcosa da dire, perché non lo vai a dire alla contessa? Ma perché secondo te, fino adesso che ho fatto? Che ho fatto? La contessa ha detto, affari interno no. Ha detto affari interno no. Ma che vuol dire il giornale, la contessa? Che affari interno? Gli affari interno nostri, non li vuole sapere. Gli affari della e ne può sapere. Guarda qua piuttosto. Questo è un condominio, un mozzicone di sigaretta nella mia casa. Io qui ci abito, ci chiaro? Ci abito, hai capito? Diccelo. Questo ci abita là. E lei che ci puti tu, arrabbi tutta quanta, guarda chi come se fosse, chi non c'è per la casa che ferma, poi pigliate, e ci puttate, arrabbi così. Ehi, oh! Scusa. Tu quando reciti devi scandire le parole. Scandire. Devi scandire, capito? Capito. A proposito di scandire, Antonio, il ragazzo del bar, detto parola tronca. Buongiorno. No. Antonio, devi finire le parole, buongiorno. Ehi, buongiorno. No. No. Vabbè, non fa niente. Che brutta notte ho passato. Ieri sì. Non ho venduto niente. Non ho venduto. È avanzato tutto il buffetto. Mi sono dovuto mangiare tutto io, e se no si buttava. Certo. Frittate e cibo. Fava e cibo. Pizze e cibo. E torte. Ma fammi indovinare il cibo. Uffa. Allora. La pigliate proprio in faccia, la pigliate. La pigliate proprio, Ma che tiene in bocca? Arma l'età! Ma questa di solito ci vuole un chicco di caffè per ripigliare la bocca, a te ci vuole un chilo di chicchi, se Madonna vuole. Madonna mia. Cinelli, tu che buono? Ma che buono, non ti pigliare la conferenza con me, non vedi? C'ho il mio caffè io. Ma chi è Oba? No? Oba, chi è? Ya, c'è, dici tu, i song? Che ne sai, chi sei? Sei tu, Oba? E lei, Oba? No, so io, Oba. Ma che non so di lingua sta cosa? E allora, in un certo momento, uno dice, tu sia sa. E fa sa, no, Oba. E già. Che sia sa, fa Oba. Io poi che devo fare? Usa. Perdo la cliente e ha già giù, Oba. No, tu hai chiudere, Oba, perché ti non danno insopportabile, mo. Io me ne vado, Oba. Va a fatica, va. No, Oba. Oba. E come si fa a capire bar e bagno? Come si fa? Con basso all'imbì e invece ho basso. Piano, piano. Non sbattete le porte, piano. Scusa. Potreste creare uno spostamento d'aria pericoloso. L'onda d'urto potrebbe fare male a Maria. Già, perché Maria è nell'aria, Maria può volare via. Poesia pura, contessa. Maria può volare via. Ma che mi state prendendo in giro? No, quando mai? Ah, sì, ho capito. Voi credete che io sia pazzo. No, ma che alza. Brava, signora contessa, loro credono che mia moglie sia scappata con un altro. E invece lei mi ama. Lei mi ha sempre amato, non mi abbandonerebbe mai, è chiaro? Senti, Ciro, ma è vero che tua moglie ha fatto una dieta talmente ferrea? Sì, che è scomparsa. È scomparsa. Esatto. O meglio, di lei è rimasta soltanto l'acqua. L'umidità del corpo. Qua dentro c'è un tubo che scorre, forse Maria. No, questo è un cretino. Questo è un cretino. È un cretino. È un scemo. Cesare? Sì? Cesare, signor Cinellino? Signorino, prego. Vabbè, signora contessa, volevo pregarvi di tenere sempre ben chiuse porte, finestre, prese d'aria, altrimenti Maria potrebbe essere trascinata via dalla corrente, da un vortice. E io non posso perderla. Io senza di lei sono un uomo smarrito. Volevo Maria, dire che... tesoro, senti. Fa parlare. Buongiorno a tutti! Buongiorno, cara contessa! Buongiorno Cesare, quanto sei caro.
Com'è brutto quando si improvvisa una cantante. Buongiorno, buongiorno, Ciccio. Buongiorno, Cinelli. Buongiorno. Per favore, non incominciamo. Mi sono loro svegliata, è una bella giornata. E cerchiamo di non fare vaiassate. Ah, va bene, va bene. E tu! Poi. E che schifezza! Poi. Io sono la prima donna. Io sono la prima donna. E no, mia cara, è qui che ti sbagli. Tu sei troppa grezza, troppa volgare sei. Uè, uè, sarta senza forbice. Io ti scippo questi quattro peli che tieni in testa, me li lavoro con i ferretti e ci faccio un bel cappottino per il cane. Ah, dimenticavo, tieni pure il cane, ma toglimi una curiosità, il guinzaglio chi lo mandi, tu o il cane? Ecco brutta cosa è l'invidia. Dico io, tu già sei brutta, che chissà quale brutto suono s'era fatto tua madre prima di scravarti. Cesare, Cesare. Poi ti fai ancora più brutta quando ti schiatti il fegato. Cesare, hai sentito? E adesso che cosa dovrei fare? Beh, ti dovresti far operare da un bravo chirurgo estatico. Ma hai sentito, chirurgo estatico? Ma imparate prima a parlare, ciuccioni, screanza ignorante. Uè. Sciacquati la bocca con l'acqua della colonna prima di parlare con me. Io sono fresca e profumata come la primavera nella botticella. Femmina sbagliata! Ah. No, no, signora contessa, non si preoccupi. Io non mi abbasserò mai al livello scurrile e prosaico di questa povera infelice, io no. Io sono troppo una gran signora. Sono troppo chic per gridare con tutto il fiato che ingula. Grandissima zoclo! Tofa! Lo vedete, contessa? Come vengo trattata? Sono sempre insultata. Io che so prima donna, non voglio essere volgare, ma si può sopportare un linguaggio siffatto. Ed allora per la bile io divento scurrile. Per favore, Rosabella, non ti mettere a urlare. Cinellino è nervoso. Altro che, son furioso. E con me vuoi sfogare? Non lasciatemi andare. Renzo. Bene. Battina. Sì. Furgone senza dare. Caccia flash pappanale. Su Peppa. Pallezzo. Palletri. Palle. Ma è veramente uno scandalo! Signora. Qualcosa di inascoltabile! Ma che fine ha fatto la buona educazione, signora, in questo paese? Gian di Castrillo, Gian... Che ronda santa, chi è? Addio, creatura chi? Immonda, non mi fare del male, te prego. Sì, ci penso povera... io, vai via, sai, ci penso io. Pussa via, sai, vai via, brutta creatura immonda. Chiedo scusa, che questa è la faccia. Scusi, brav'uomo. Come... Avevo visto la nuca e mi sono un po'... Dietro la nuca c'è qualcosa. Signora, questa... Signora, questa è la nuca. Brav'uomo, sì. C'ha qualcosa dietro, no, la nuca. Allora, questa è la faccia, questa è la nuca. Lei, questa... lei mi dica che è nato così. Così, sono nato così. Con questa roba. Sì. E non ci stavano, si chiamano nezzi in daglima. Non ci posso credere. Sono veramente allibita. Senta, chiedo scusa. Signora, cosa c'è? Chiedo scusa, vorrei sedermi un po'. Ho una bigotta terribile. No, signora, lei non ha... No. Che? Lei ha la gotta. Ce l'avevo a questo piede qua. Poi si è ammiscato pure chi si è diventata bigotta, sì, capito? Sì, però va bene. La prego, mi faccia accomodare, mi passi la sedia, subito, grazie. Signora, ci mancherebbe. Chiedo scusa, altro. Oh, bravo, così deve andare in giro. Sembra con cappuccio nero. Bravo. Bravo. Ah, è che la capa. È che... Signora, questa è un'altra parte del corpo. Faccia il cambio, piglia sta parte e la mette qua. Piglia questa e la rimette qua. Ah sì, con questa parte qua, come parlo? Come parlo tutti i giorni. Ah, signora... Chiedo scusa, ma faccia sedere. Contessa, la signora si è venuta contessa a trovare, le... prego. Ha messo le mani dietro le nautiche. Ha fatto manella morta, ha fatto. Ma che manella, che sta mano non è morta, signora. Sta in coma, sta. Come coma? Come sto nervoso, mamma mia, contessa. Tengo proprio e tutti gli abominevoli che mi fanno male. Ma che sono gli abominevoli? I muscoli abominevoli. Addominali, che abominevoli? Oh,
Mamma mia, santo cielo, contessa, stanotte non ho chiuso occhio per colpa di mio marito. Non mi fa chiudere occhio perché russa. Si mette a dormire su quercia. Dorme fuori, perciò russa. No, in Doliet. No, sulla quenga, o come si chiama? Sul cipresso. Al cimitero dorme. Ulivo? Olmo. Sul... Come si chiama l'albero di Natale? Sul pino. Oh, pino! Sul pino, bravo. Ma non è che dorme sul pino, signora! Sul pino, lui! È la posizione, questa qua, la vede, così... No, non faccia queste cose, la prego, è orrendo lei! Non riesco a dormire... Poverina, poverina, signora... Che? Questo è il rumore che fa suo marito? No, io mi sto lamentando, non riesco a dormire! Che legga. Cosa posso... No, legge! Non riesco a leggere, non posso, perché c'è un problema di vista ormai! E sono diventato un po' lesbica! No, perché... contessa, questa parola non si deve dire! Aia, signora! Ma che si mette tra me e la contessa? Perché lei non deve dire queste parole? Ah, una certa. Ma chi ha detto questa fesseria? Chi diventa tutta lesbica? Chi? Ma chi? L'oculista ha detto. Ha detto così, diventa tutta lesbica, ha detto. Ma guarda, ha detto lei è presbite. No, no, sono cattolico, perché? Ma che c'è se c'è religione, mo? Lo sa che cosa mi fa stare bene, contessa? Il pensiero di mia figlia, quando è bella. Ah, bella per figlia. Fortuna lei non ha preso di mio marito. Perché? Sarà perché non l'ho fatta con lui? No, vabbè, non dica queste cose, l'ho magari... fatta con la fecondazione... Ah, assistita? No, non ci serve nessuno, ma anche che sta dicendo? Non è che è un'assista. Sono timida. Vabbè, la fecondazione si chiama eterologa. Si è gialla diventata la figlia. Eterologa, si dice. Sono andata alla banca. Del seme, contessa? No, no, sono giù alla banca di Napoli. Ho visto il direttore, ha detto, come è bella chi se mi faccio un figlio e l'ho fatto. Ma che sta dicendo? Perché è un bell'uomo. Ma cosa dice? Cosa dice? Ma chi? Quella è un'altra cosa, queste sono corde, signore, non so. Qualcuno le chiama così, sì. Si va a un altro posto, si va a fare in un laboratorio questa cosa. No, ne abbiamo fatti in dall'ufficio. Ma chi se ne frega dell'ufficio? Il laboratorio, perché ci sono le provette nella fase, certo, no? Prima abbiamo fatto tutte le provette, ci è piaciuta e l'abbiamo fatta definitiva. Sempre lì andiamo a finire. Ed è nata mia figlia, che adesso contessa sta per fare un matrimonio bellissimo con un uomo talmente per bene, a così fina, a così delicato, con sto cuolletore. Pulito. Molto pulito. Si mette il borotalco, pensi, è fissato. No, lui se lo mette addirittura nel naso. Il borotalco? Sì. Nel naso. C'ha le bustine di borotalco. Ogni mezz'ora, tre quarti d'ora, si deve alzare, dovunque sta facendo. Mette sto borotalco a strisciolella dopo la tavolina. Poi si appila una serchia e con quella libra, frang, 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 e si suga il borotalco. Ma guarda, una cosa pazzesca. È stupefacente! È stupefacente, l'ho detto anch'io! No, la cosa ostante è stupefacente, ma mia figlia mi ha detto, mamma, sto borotalco fa miracoli! Ha detto, la notte è piccola per noi! Dopo il borotalco! Ma che sta dicendo? Allora io che ho fatto? Non appena si è addormentato, io furbescamente ho rubato 5-6 bustine di borotalco stupefacente a mia genera! E le ho messe nel brodo di pollo a mio marito! Brava, signora! Oh, povero uomo, dopo la terza sugata si è trasformata nell'incredibile purpa! Pulc, che purpa! Allora mi ha guardato con l'occhio assatanato, mi ha pigliato pappietta, portato in camera da letto, mi ha spugliato sana sana, mi ha guardato e mi ha detto, vi è stata nata voto! No, con te sei terrorizzato. No, come a dire, forse... Ho capito, ho detto, Omar Piungione, vuole la poca di pellingeria intima erotica. Che è la pellingeria? La pellingeria. Lingeria, che pellingeria? Io ho indossato immediatamente qualche capetto dei miei. Cioè? Ho messo su un reggiseno Stevie Wonder Brahms. Bello, che suona con la musica. Chil che quando do miette manghettava le ponte, hanno fatto giro, mi sono arrivato qua dietro qua, contessa. Mamma mia, non tornava nessuno. Madonna, signora. Poi ho messo lì delle calze autoregali. Autoreggenti, sì, quelle che quando te le mette se fermo sanga. Ma vabbè, dipende non dalla... Non era più una coscia, erano i saciccia nera. Ci mancavano due friariella ci consulavano. Ma che si è messo un laccio emostatico, signora? Non sa come stringeva. Si mettono per il sex appeal, se ne sono venute a pile quando l'ho tolta. Ma non in queste... Una ceretta crudo terrificante. Vabbè, vabbè. Erano 50. Da 3 anni che non mi depilava. Come? Modestamente vengono da tutta Napoli a Natale, signor, ma fa presepe, non vuoi che muschi, prega, eccolo già. No. Madama San Gregorio almeno qua ci ed sta. Ed infine, contessa. Chi è? Annazza. Signora, che c'ha? La bigotta? Che? No, ho indossato e la tengo ancora. La, signora, la prego. La mutanda tango. No, tanga, che tango, tanga. Si ma mette qua e ma sento qua. Beh, effetti forse un po' troppo. Vabbè, facciamo... Stamattina mi sono dimenticato.
Mi sono dimenticato la penna. Quale penna? Quella che mette di traverso per non fare la sua prima. No, signore, che la penna è uno spettacolo orrendo, contessa. Contessa, io vorrei conoscere l'inventore della mutanda tango. Sì, il tango, no? Se volesse dicere da lingua è. Tu hai risparmiato la stoffa sulla parte davanti che è un triangolo d'antillo, no? Ma la stoffa che hai risparmiato, ma mettela in coppa a strisciare! Effetti, disgrazia! Signora, ma lascia la mano! Signora, mi lasci questa mano! Signora, la prego, lasci la mano! Contessa! Ha visto che meraviglia questa vita che scorre davanti ai suoi occhi, contessa! Madonna santa! Madonna santa, lui! È lui che l'avevo sentito! Sì. Buongiorno. Buongiorno. È una parola. Orfano di entrambi i genitori. Cresciuto da una zia che rimase invalida. Io avevo solo 8 anni. Fui rinchiuso in un istituto. Si incendiò dopo 6 mesi. Era colpa mia. Era colpa mia. A 8 anni già dicevano che portavo male. Così vagai da un istituto all'altro fino all'età di 16 anni. Finché un giorno finalmente avviai un'attività. Mi misi in società con un mio collega. Formammo un duo comico. I due crisantemi. Cesare, ma al primo incasso consistente, teatro tutto esaurito, capisci? Un colpo di fortuna, altro che porto male. Certo. Il mio socio se ne scappò con l'intero incasso. Oddio. E non l'hai mai più visto? Non fece neanche 300 metri. Si schiantò su una parete rocciosa. Macchina disintegrata. Oh, poverino. Nessuna traccia del corpo. Solo la scatoletta con l'incasso intatta. La scatoletta nera? Già da lì lo dovevo capire. Cara contessa, gli attori sono cattivi. Puro tu! No! Puro tu, Cesare, hai detto che io porto male. Una volta sola, ho detto. E come hai potuto, eh? Ti ricordi che cosa stavi facendo? Come potrei dimenticarlo? Che cosa stavi facendo quando hai pronunciato questa infelice battuta? Lo shampoo! Contessa, ma lei non crederà a queste tradizioni antiche che appartengono a una cultura da dimenticare, ormai la nostra cultura si è evoluta. Cesare. È andata a chi? Ehi, ma che stai facendo? Sto spiegando la contessa. Ciro, che è successo? Maria nemmeno oggi. Ma che niente, non ha mangiato niente neanche questa volta, guardate qua. Me non capisco, avevo preparato questa lasagna con tanto amore, grazie, con tanto affetto. Guardate qua, guardate, non l'ha voluta. Un pecco. Ma sentite che profumo, sentite. No, dovete giudicare. No. Guardate. Vabbè. Maria non l'ha voluta. Non l'ha voluta, Maria. Allora vorrà dire che si deve buttare. No! Aspetta! Maria, ti faccio un dolce, tesoro. Sì. Lo vuoi un dolce? Permetto. Maria? Permetto. Buon tonno! No, signore, il tonno non lo vuole, già glielo chiedo. Buongiorno, salutate, chi te c'è? Buongiorno, permetto! Buongiorno, permetto! Dove sarà? Qua! Ecco qua! Si può stare in santa pace. Chi è? Signor Teatro, sono il portano! Devo contendere una lettera del comune! Voi abbiamo fatto il trattamento! Chi è? Sono il partito, ho trattamento, per la prima volta che devo dare una lettera del comune, ho trattamento. Chi? Sono il partito, ma chi te cade? Come chi te? Ancora, bussa, sono a voi. Questo maleducato, ma chi? Ah, buongiorno, sto parlando a maggior, qua poco, il partito. Ehi, sono il postino! Oh, sono il postino! Ehi, che sei il postino! È l'unica cosa che ho capito! Ma è l'unica cosa che ho detto! Devo consegnare una lettera del comune! Oh, devo consegnare una lettera! Pure tu? Ma no, pure io! Tu devi dire, devo consegnare una lettera! E l'ho detto già, devo consegnare! No, tu hai detto, devo consegnare una lettera! Oh, che l'ho detto bene! Ma che hai detto bene? Senti, vogliamo andare a casa tua o vogliamo farla fuori a piano notte? Vabbè, devi fare una consegna, entra! Devo fare una consegna, per diminuire il tempo qua fu! Ma bene, no! Accomodati! Scusa, il disordine. Eccoci qua. È bella sta di casinatto? È più bello?
Come ti trovi? Il tonghi di casa sotto il conto piano. Io sono di casa... È bella sta in casa in atto, che arriviamo con... Dove? Ora pare che non si muove proprio, te? Ma che si deve muovere? Non ho capito se la porta è guassa. Ma che cosa stai dicendo? Però sta chiusa, vedi? Non è la cella di foto elettrico, no? La? La cella di foto elettrico, no? Cos'è la cella di foto? Oh, tu hai il problema del portante. Ma se... Il portante che porta il piano. Non ti è morto, guarda che non ti è morto, non ti è avuto proprio. Ma certo che non si muove, siamo arrivati. No, dobbiamo andare a casa tua, ci vogliamo andare. Ma che dobbiamo andare a casa? Siamo arrivati a casa mia. E quando vuol dire? Stiamo accadendo a Muregalo, andiamo a casa tua. Ma dove vai? Dove vai? A casa tua, siamo arrivati. Certo che siamo arrivati. E che stiamo in ascensore, tutto il tempo a fare, non ho capito. Ma che ascensore, ascensore? Un momento! Ma chi ce l'hai? Hanno chiamato l'ascensore! Ma chi ha chiamato? Te lo giuro! Ma ascensore, ascensore! Sta arrivando! Chi sta arrivando? L'ascensore! Ma chi ce l'hai? Chiudi la porta che l'hanno chiamato! Chiudo la porta? Che devo chiudere la porta? Ecco fatto! Ecco, arrivo! Ma con chi stai parlando? Con questo qua giù! Non c'è nessun ascensore, ascensore! È tornato al piano! Con chi stai... Hanno chiamato l'ascensore, non chi? Si muove! Ascensore, non è un ascensore! Ah, pure tu un ascensore! Che... Sta qua! Ma non è un ascensore! Che cosa? Questa qua! Non è un ascensore! Vieni qua dentro innanzitutto che non urliamo sul piano. Ma perché mi porta sempre in ascensore? Non è un ascensore questa! Io soffro claustrofobia! E che è sta roba? Quando soffro l'ascensore! Claustrofobia! Che cazzo non la puoi prendere? Non posso prendere l'ascensore! Ma non la puoi prendere perché questa non è un ascensore! Oh, non è che è un monticarico! Ma che monticarico è monticarico? Questa qui è una casa! Ho capito? È una... Casa! Questa è una casa è mia. Una casa? Ma tutto questo spazio stai solo tu, non voglio credere. Diciamo che... Non voglio credere, mi pare strano, non posso credere. Diciamo che ogni tanto mi porto pure qualche... Coniglio, qualche ma che coniglia, coniglia? Qualche amica viene qua a trovare. Ma perché non te ne affitto una parte? Perché è peccato. Chi se sai quanti ragazzi che hanno bisogno di casa? Gli studenti, dici? Mettici uno studente ahi. Ma dove lo metto? Li ho filizzato, puoi mettere in tabuato. O fai spumbare, capi? Che li ho felizzati. Ah, ma il giardino non si può ammirare, ma tu devi mettere il segnale, questo. Ma chi sei condominato? No, non no, mi no. Dire che è tutto tuo, no, perché mi fai pigliare la collera. È privato, che così, questa è la, come si chiama, la discoteca, ma che è una radio, che discoteca? Ah, non si vede. Andiamo, senti, ma è l'affitto, l'equo qua, l'affitto, come parla? L'equo canone. No, l'ho comprata. Come? Sono un proprietario. Se è tutta tua! È tutta. Ma l'hai comprato tutta una botta, no? Magari. È fatta a rate, ho fatto il mutuo. Senti, andiamoci non va a fare due passi. Ah. Sì, un attimo solo. Andiamo che tenga la gamba che mi fa male. Sì. E stai mettendo rinde e piante. Sì, per il bravo, bravo, bravo. Senti, che dico, purtroppo al comune si è saputa la notizia. Che sei proprietario di tutta questa roba qua. E ti è arrivata la tassa comunale. Ah, la tassa comunale. Devi pagare. Questa è ta chi. Dove? Lici. Lici. La famigerata, tassa comunale. Lici. Ma te lo dico. È lici. E te lo dico. Ah, capito. È scemo chi? Ti ho parlato. Sono un professionista. È lici. Che tu è lici. È lici. È lici. È lici. È lici. Ma te lo dico. Ma te lo dico. Ma te lo dico. Ma te lo dico. Ma non me lo devi dire, è lici. Ma tu che vuoi? Ma te lo dico. È lici. È lici. Se sono fresche me ne dia un chilo. Mi faccio fandurare a fritte, ma sono più leggio, sa? Che cosa? Perché quando mi fa marinare, mi metto l'aglio e mi si pesa. Marinata, che cosa? La lisce. Quale lisce? E tiene, però deve essere piccola quella pigliata carezza. Ma lo... Se non so pigliare carezza, perché se ne cade la capa e perdi il sangue e tu sapori. Ma dove le vedi le alici? Che vedo? Le alici? Ah, ne tiene no. Lisce? Vabbè, dammi un merluzzo. Ma qua merluzzo, è merluzzo? La soglioletta. Ma non attacca, ma che soglio? Andiamo lì! Niente! E chiudo questa pescheria! Ma dove la vedi questa pescheria? Eh? Dove la vedi questa pescheria? Dove la vedi? Si chiede a casa, ho pensato alla pescheria, te ne indassa! Già, da mignon! Ma gli fatti noi, non li voglio sapere! È proprio un troglodita questo qua, bestia! Questo, leggi quanto devi pagare, sì o no? Tanto, fammi, fai parlare! È tutto chicco qua, quello che ti per tu... Veramente? Quello è tutto chicco qua! Che bello! Che bello, c'è di ciotto, che bello! Ma vieni qua, alla cifra che sento, troppo fungibile. Veramente, stanno qua. E chi qua? Qua. E qui è qua. Chi? Dove stanno? Chi? Se qua c'è qua. Chi è? Sono un fan, accanito. Capito? Qua. C'è qua. E qui è qua. E questo è il foglio. Se qua. Qua. E qua. Chi dove qua? Sono qui e qua? Qui se qua. E qua.
si acchiappa quello che ha fatto chiudere il manicomio, faccia arrestare. Ma che? Voglio tu ti fa serenga mattina. Ma quale serenga mangia fa mattina? Tu hai detto torna nel gabbiotto, forza. No, io sto impazzendo. Mettiti in dace alla fare. Comunque la cifra che devi pagare, chicca qua, 250 euro. Ah, è come tonda. Che? È tonda. No, è rete quadrata. Ma che quadra? Dico, la cifra è tonda, 250 euro. No, e quei numeri, chicca. Vabbè, la lasciamo stare. Dammi 250 euro. Le tasse vanno pagate, contessa. No. Il cittadino modello deve pagare le tasse fino all'ultimo centesimo, perché vanno pagate per la comunità. Invece fa ugumizzi, bave, tattati. Ma ballano, non bavano niente. Ecco qua, pago. Allora, però c'è un'ultima cosa. Che devi guardare nella prima camera del ponte di sopra il primo piano. Che? Le camere, il primo piano della camera. La sua camera, guarda lì. Sei. Sono. Tu. Sono. Su. Su. Tu. Io. Su. Tu. Noi. 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 Tattati. Sei. Su. Su. Scherzi. Scherzi. A parte! Grazie, vieni qua, avanzalo per un teatro. Vieni qua. La gente vuole ridere. Sembra quasi uno sberleffo alla vita. Del resto sono attori, cara contessa. Lei cerca la realtà, loro ne hanno timore. Sono attori, attori di teatro, che sono diversi da tutti gli altri attori, perché gli attori di teatro sono come fantasmi, sono in fuga perenne dal coraggio, nomadismo del cuore e non solo dei luoghi. Sono attori che fin... Contessa! Sono attori che fin... Si è rotta l'attrice! Sono attori che... Intanto succede che... Signor Cesare! Sono attori che fin... Io non ne posso più! L'aggiusto io, Contessa! Tutto quanto, non si preoccupi, l'aggiusto io! Non ne posso più! L'aggiusto io, queste macchiette voglio la vita! Permesso? Permesso? Perdonate l'interruzione, stavate provando? No, si è rotta, la vorrei aggiustare! Senta, ma lei chi è? Sono un funzionario del comune. Ah, ne deve essere un nuovo input, bellissimo. Ha portato quest'altro qua. E tu chi sei? Donna, che paura. Sono un funzionario del comune. Lei deve essere la contessa. Potrei, ma non potrei. Che importanza ha? Ballerina e cantante sicuramente no, questa occhio e croce. Madonna mia, signora mia. E comunque è importante perché io devo parlare proprio con la contessa Nerofumo, quindi... E forse se... potrei essere io... Non la conosco. E se invece fossi io... Sì. Indovino chi può essere mai. Ma che importanza ha... Ciao! Io mi auguro che non state provando un musical, sennò la situazione è drammatica, ve lo dico. Caffone. Prima. Mamma mia. Addio, complimenti, tu sei troppo forte. Dimmi com'è possibile, questo è il primo che mi fa ridere qua dentro. Sarà che la faccia a suggettone che tieni, io lo so, secondo me è quello che tale qua. Ma chi è sta bestia? Chi è questo animale? Toma. Eh? To, guarda. Che è? Ci hanno lasciate sole. Ci hanno lasciati soli. Io sono un uomo. Vabbè, sì. Ma che vabbè, sì. Dicono tutto quanto è così, vabbè, la stessa. Capite già il tipo. Qui, bau bau, gatta cicogna. Non ha agarrato manca un animale per sbaglio, guarda. Sì, fai sotto. Sì, che cosa? Ma faccio sotto così. Per cortesia. Giovanotti, io sono venuto a parlare con la contessa. Il teatro qui è stato venduto al comune, questo diventerà un parcheggio. Ah, quindi devo... ma allora fai un parcheggiatore. Madonna, spostami la macchina. Ma che dai. Devo spostare la macchina? Ti faccio il grattino, dai. Voi la dovete smettere, chiaro? Vabbè, allora muovo lì. Magari già venire. Vabbè, allora ci vediamo fra 5 minuti nell'atrio della Sibilla. Ma quale atrio della Sibilla? L'antro. Mi dice dove è la contessa, per cortesia? Lei ha paura di lui. Ma cosa la spaventa? La forma o la sostanza? Ah, ci sono. Deve essere la sua omosessualità repressa. Sì. Ma quale omosessualità repressa? Venga qua. Mi è insomma con pizzetto. Ha parlato un gigante in due cuscia. Fuori? Chi è? O Tannenbaum,
Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Maronna, che tristezza, Dio mio. Ma che è questa? Non ti piace questa? È una canzone, signora. Allora senti questa. No, non sono venuta a sentire. No, I'm no one's wife, but I love my life and all that jazz. That jazz. Perfetto. Bellissimo, bravo. Bravissima, signora! Ma complimenti, che spaccata! Guarda là, va! Bravissima! Signora? Fosse troppo spaccata, sta spaccata. Ha bisogno d'aiuto, signora? Oh, Madonna mia! Aiuto! Aiuto! Si è scassata la moda, l'attrice! Si è bloccata! Madonna mia! Stava ballando, ha fatto una cosa e si è scattata la piscina! Mamma mia, se la finisce questa qua... Sì, è rimasto chiusa in, forza! Wow! Di la verità, ti ho ricordato la conchiglia di Venere? No, una cozza di mergellina, mi sembrate. Chi disprezza vuol comprare? Ma chi compra, giovanotto? Ho allora... capito come sei, dai. Sì, avete capito? Vieni allora... tutta la vita con me dentro alla casa. Ma fa che dentro alla casa? Dai, vieni. Vieni con me sulla brace. Ma fu un barbecue. Un barbecue. Salsicciotto mio. Madonna, tutto a doppio senso, che schifo. Dai. Mi dici dove la contessa? Senti questo com'è bello, senti. Sentiamo. Marito dice alla moglie, dice, senti, ma com'è che ho trovato un capello dentro al sugo degli spaghetti? E la moglie dice, infatti è strano, perché c'era scritto che sui pomodori erano pelati. Ci vedete qua dentro! Ci animale! Ciao! Cos'è, sta schifo? Ha fatto... Ciao! Che è successo? Attenzione! Che è passato? Ci è andato lungo! Ci è andato leggermente lungo! Oh, che è successo? Ti guardieri! Ha capito chi è? È il fratello scemo di Pappalardi, chi è? Ermete, ex attore e ballerino impegnato ora. Guardi che abilità di gambe, guarda come vado bene di gambe, come vado bene di braccia, di busto. Gli vado proprio bene di corpo, guarda qua, va. Mi agri, che se... Questo è un talento come scoppiato da un anno. Prima non facevo ballerini. Non so coscia, so chele, so tentacoli, io non so mamma. È un burpo, ma che stai facendo? No, la tecnica teatrale ballerinica che lui vede è tutta concentrata sulle gambe. Vedi. Guardi che meraviglia. Ah! Ah! Guarda come cammini sciolto, eh. Guarda come cammini. Signore, come. Avete provato al CTO se possono fare qualcosa? CTO, Ma tu non sei. Tu qua sei veleno ballerino, ma tu non sei l'attore. No, ma mi sono fatto l'idea, secondo me. Ho avuto un problema alle corde vocali. Sì, sì. Mi sono venute delle seppie e allora ho smesso. Delle? Seppie. Alle corde vocali? Ehi! Ma che seppie, i polipi? Tu tieni purpuaglio, io tengo le seppie, nata classe. Esatto. Allora. E che buon colo verace, che ne so prima che c'avete. Prima che muoio. Prima che muoio perché ho polmone si è ristretto. Non ho capito. Vorrei fare una colazione all'inglese. A breakfast? No, a Napoli. Dov'è il ragazzo di bar? Antonio! Chi stai dicendo? Antonio! 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 Antonio!
Ma è scemo, che prendi che c'è? Sì, sei arrivato, no, allora. Che ti prendo? Ce l'hai lo yogurt? Sì. Ma è acido? C'è acido, sì. Ma acido, acido? È scaduto. Ma fai la battuta! Allora, ce l'hai con fritz? E che? Che la specie di scorza in uccello, che quando ti mangi. Sì, sì, quelli là. Si attaccano dappertutto, sotto i denti, sotto la lingua, sotto il palato. Che se stai facendo colazione, con uno di fronte devi dire, guarda là, lui si gira, tu. Ah, ti attacca. Può succedere, che schifo, madonna. Dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po'. Ci stanno le uova, le uova, ci stanno le uova. Sì. Beh, portami 5 uova. Eggs. 5. Eggs. Eggs. And bacon. Bacon, eggs and bacon. Fa una bella cosa, andò. Sì. Piglia lo yogurt, acido, acido. Sì. Piglia con fritz, attacca per tutto, parte. Piglia le 5 uova, piglia la pancetta, fa un pacchetto, butta tutti in damunezza e porta una cornetta e cappuccino freddo, ma che tenga, ma che me ne fa a me? Che bravo, sì, eh. Guarda, che bravo, guarda che bravo. Ora. Attenzione, attenzione. A me mi piacevano attenzione. I cavalli sto schifando, guardate, è una cosa assurda. Ora vi reciterò una poesia, perché mi fa capire che... Eh? Non è che ci sta solo l'attore, no? No. Non è che ci sta solo ballerino, no? Sono parecchie loro da che la capa, secondo me. Qui c'è anche un poeta. Dove? Un cuor di poeta che batte. Lì. Sto fessi con caui. Non è l'unico fesso là dentro. Voglio recitarti una poesia che ho scritto proprio io. Attenzione, non vi siete accorti che sta facendo una spaccata là. Aiutatemi! Madonna santa. Aiutate, grazie. Pazienza. E perché? Lo so. Sono i clacchette. Sono i clacchette. E... Metteteci due chiodi, perché ci cade. Lo so, questa scivola sempre, non so come grazie. Devo fare. Madonna mia, vedete che dovevo passare io oggi. Si può rimettere, non è zeppo, una canna. Grazie. Grazie. Fate il pezzo, vedete da là. Oddio mio. La poesia... Possiamo mettere... Ma per favore! La poesia! Mannaggia, ma c'è un macchinista, qualcuno con giovane in terra! Aspetta, la poesia! La poesia! Sentitela! Vabbè, che dici? Fatela su! Sentitela! Fatela, senza cadere, fatela! Sentitela! Facitela, gamma fa! Ma no, sentitela, 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 nel senso di sentitela! Sentitela! Ehi! Sentitela, si è tutto storto! Non si capisce niente, ma è ricciuta sta arrivata! Guarda, alle volte può succedere che... La poesia! Sentite! Allora! Sentitela! Come si intitola? No! No. Sentitelo, muoio. Io spezzo il ginocchio. No, su, no, voglio la fare prego, su. Ma un calcio, solo un calcio. La prego. Quello ci spezza una gamba e si abbatte, perché i cavalli che la coscia è spezzata si la abbatte. La poesia. Sentitela. Toio. Oddio. Toio. No, 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 non vi ho toccato proprio. Che? Ho fatto lo spiritoso. No, e uditela. Toio. Chi sono io? Però prima di recitarvela devo raccogliermi nel mio universo poetico. Ah. Attenzione, venga qua. Oh mamma mia! Che si sbatta a colazione, vedi che succede? Ben fatto! Chi mi ha chiuso il cadino? La rossa giusta? Non lo so. Alla mid! Alla mid! C'è la mid! Sì, c'è la mid! Sono venuto al mondo. Speriamo che se ne va presto, perché è terribile. Non dica così. Aia! Aia! Sei la poesia, mo? Io non lo so. Aia! Ma in tedesco sta poesia? Non ho capito che ha detto. Non capisco le parole. Ma che succede? Come facciamo a fare questa? Come facciamo a fare questa? Oh!
Ma come l'ha scritto questa poesia? È velocissimo. Ma lo chiama. Ma lo chiama. Lo chiama, lui. Lo dolore. E gli dica, dolore, perché non te ne vai? Proamma. Ai, dolore. Non risponde. Riprova. Ai, dolore. Non risponde. Dolore, non risponde. Ma perché non risponde sto dolore? Ma perché è un dolore sordo! Grazie! Eccezionale. Guarda. Cioè, ma chi sei più scemo di un cavallo? Com'è possibile? C'è un dolore sordo. Tu. Tu. Credo tu. Tu. È occupato, chiamo dopo. Che è successo? Wococò. Oh? Wococò. Quando dici wococò, coccatacò. E chi dice cocco coccatacò? È giapponese. Chi lo dice cocco coccatacò? Oba. Che il bar, siete il barista. E non si vede. Ah, vuoi qualcosa? Una bibita arrabbiata. Arrabbiata? No, a bibita arrangiata. Arrangiata? Arrangiata. Aranciata. Ehi. E si fa così, arrangiata, no così. No, è di altri, ma così. Ah, te ne sotto e sopra l'arrangiata. No, no. No, no, non arrangiata, una cosa più consistente. Un succo fru. Un succo fru, a me, a pea, a banana, no. Succo di frutta. Con la mela a pezzi piccoli, però, principalmente. No, no, una cosa più consistente da mangiare. Una zuppa, La zuppa? Non mi fa parlare, capito? Non mi... Allora, roba illegale? No, è che... No, parlate, che così vediamo che combinano qua dentro, dite. Non mi fa... No, dovete parlare, vi autorizzo io, parlate. Autorizzazione? A zuppa? E chapeau! Allora, mia... E ve l'avete mangiato tutta quanta voi, a zuppa e cipolla. Oh, madonna mia. Oh, no, che schifo. Evidentemente mi è rimasto un po' sopra lo stomaco, capito? E c'è morto pure qualcuno niente, vedete bene, madonna mia. Ah, ma bello, un po' cocco. No, grazie, si è chiuso lo stomaco, non ce la faccio neanche a respirare. Buonì. Niente, grazie. Conte, questo è un atto che non si prende niente, non passava negli attori. È trasudonato pure chiuso, è trasudonato. Ehi! Ma guardatelo poco, scostumato! E come vi permettete? Scostumato! Gesù, Gesù! Signora Contessa, mi scusi! Io devo consegnare un documento e andare via. Se mi dice dov'è... Io non è che posso perdere tutta la giornata. Ah, madonna, che brutto... Aia. Che hai? Chi è? Un crampo al polpaccio. E come mai? E che ne so, è la prima volta che mi succede, non mi era mai successo. Ah, ecco. Ai, che dolore. Stai cercando la contessa? Sì, perché l'ha vista? Sì. Ah, l'ha vista? Sì. Beh, significa sì, questo. Sì. E dov'è? Non, dov'è? È uscita in questo momento dal teatro. Da là? Sì. È strano, sono venuto proprio da là, non l'ho incontrata. Eri distratto. Sì, evidentemente. Senta, allora io vado qui fuori a parlare con la contessa. Se non dovessi incontrarla, io qua torno, eh? Non credo. No, guardi, io sono un osso duro. Appunto. Anche le ossa si rompono. Ma che vuole dire, scusi? Poi capirai. Vabbè, io vado. Occhio! Che c'è? Non ti distrarre. No, sto con tanti d'occhi aperti. Grazie. Arrivederci, grazie. Maria, ti ho preparato da mangiare anche stasera. Però questa volta te la metto in palcoscenico. Sì, tu sei un artista. È capace che in palcoscenico ti viene voglia e magari mangi qualcosa. Guarda che cosa ho pensato. Ho collegato il vassoio a questi fili elettrici dove passa un poco di corrente. Ora, siccome di te è rimasta soltanto l'acqua, l'umidità del corpo,
Quando verrai a mangiare, l'acqua del tuo corpo a contatto con la corrente fa la scintilla. E così io saprò finalmente dove sei. Eh? Che ne dici, Maria? No, no, non ti preoccupare della scossa, non è forte. È un brivido. Ti piacerà, vedrai. Ecco, io adesso mi metto qui e ti aspetto. Buonanotte, Marie. Buonanotte. Amore mio. Natalina, 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 ma perché mi lasciata sola qua? Perché mi sono scocciata, contessa, ecco perché. Oh. Non strillare, di che cosa ti sei scocciata? Perché qui non succede mai niente, contessa. Lo so io che vuoi che accada, tu, lo so io. Volessi un bello giovane. Oh! Contessa! Che c'è? Sento dei rumori, sta arrivando qualcuno! Che può fare? Non scherzi, ti vuoi nascondere? Sì! Che bellele, nasco. Permesso? C'è nessuno? Dove siete? Sono Moscini. Sono tornato. Porto cattivissime notizie dal comune, eh? Hanno deciso, questo teatro diventerà un parcheggio, non c'è niente da fare. Io ho anche provato a dire che qua ci sono degli attori che fanno uno spettacolo. Chiamamola così, che la porcarica ci vista. Ma dici che a loro non gliene importa niente del teatro? La gente non ci va più a teatro. La gente vuole ridere. Ma dove siete? Mamma mia, signora! E cosa hai fatto al braccio? Me lo sono rotto uscendo dal teatro, ho avuto un incidente. Bravo, bravo! Ma che è? Bravo, bravo. Ho avuto un incidente, mi fa l'applauso. Senta, signora, io non sono venuto a scherzare. Tra poco qua arrivano delle ruspe, buttano tutto a terra ad applauso. Al comune non sanno che siete qui dentro. Se non uscite in fretta, rimanete tutto quanto sotto in macerie. Ma devo farci l'applauso stavolta, se permetti. Scusa. Moicerino! Moscardino, moschettone, marchandon. Questo non è che scherza, sta proprio inguaiata la signora. Oh, boh, boh, boh. Avevi riconosciuto il cane? Oi, boh, boh, il cane. Oh, boh, boh, ma che no, modo boh di parlare. Boh, 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 boh. Come si, non si parla così. Oh, lo vuoi? Oh, boh. E perché sto tu? Lo vuoi lei? O con tu, o con boh, sempre boh. Boh, boh, certo. Vabbè, che cos'è, caffè? Ma che caffè? Non è caffè. Ma che caffè? Ah, avete sbagliato pure il tono stavolta. Che caffè, buono quindi. Sì, lo prendo perché non l'ho preso, grazie. Assaggia e poi mi dici con me, va? Sì. E c'è la verità con me? Una giavaca, ma che è sta cosa? Che mi avete fatto bere? Perché questa qua è un caffè a livello sperimentale. Caffè sperimentale? Sì, questa qua è una miscela di caffè a tabacco, di mia invenzione. Caffè a tabacco? Che significa caffè a tabacco? Io per un chilo di caffè ci metto 300 gradi di tabacco. E perché ci mettete il tabacco? Per risparmiare. E il tabacco costa più del caffè? No, per me è gratis. Perché? Perché pigli mozziconi di sigarette che lasciano già tu. Madonna, che schifo! Che mi avete fatto bene? E quello li buttano a metà. Ho capito, uno li raccoglie e li mette, ma poi no, sente anche un altro sapore strano. Origa. Bravo, sembra origano. No, sembra, è origa. Avete messo l'origano in due caffè? E c'è miscela russica. Cioè? Origa. Rosa marina. Sì. Sale, olio, pepe, cappere. Dove? Oliva? Avete fatto la puttanesca qua dentro. Bravo.
Così lo deve chiamare, caffè alla puttanè. Sca! Animale! Gesù che mi ha fatto bere, bestia! Schifo! Madonna mia, sta sempre qua! Dovete fare tutti i calendari ora? Esaltate qualche mese! Ma che hai fatto, amore? Che hai fatto al braccio? Ho avuto un incidente, guarda qua. Mamma mia, te l'hanno amputato! Sì. Mo porti in gesso per ricordo, Moncarini. Che mi hanno amputata! Ma ti attacca così, sempre! Ho avuto un incidente qua fuori, una macchina mi ha buttato giù. Già lo so, ma è allora che domandate? No, non mi dire niente. Non ve lo dico. Che è successo? Eh? Che è successo? Ve lo dico? No, no, sì. Sì o no? Non me lo dire, dai. Allora non ve lo dico. Ma poi risolvi. E se me lo chiedete, allora. Oh. Si è rotto il braccio perché ha avuto un incidente. Ho capito. Una macchina mi ha buttato sopra. Io conosco il colpevole, ma io non faccio la spia. No, no, fatela la spia. Chi è stato? È stato il mio fidanzato, è stato. Ma perché siete pure fidanzati voi? Deve essere un non vedente, sicuramente. Gesù, Gesù. È alto 1,25 m. Ah, un piezzolombo, complimenti. Però si chiama Pasqualone. Ah. 1,25 m si chiama Pasqualone, come mai? Chissà perché. No, 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 io sapere! Ma faccio tutto così! Gesù, Gesù, tutto un doppio senso con sta bestia. Oh. Gesù, Gesù, guardate là. Ma che ti agiti? Allora, vedi, vedi, giovanotto, basta adesso. Non mettere mano addosso. Chi vi tocca? Annanza tutto quanto, si ma vede. Ma chi c'è, non c'è sta nessuno? Allora, allora, il teatro è stato venduto al comune, questo qui diventerà un parcheggio, dovete sloggiare, forza? Ma no, quando sei bello, quando fai così, quando sei bello. La piace adesso cosa? Ho capito perché sono innamorata pazza di te. Perché? Perché tu sei tale e quale, un attore americano bellissimo. Chi è? Danny DeVito. Che simpatia, mamma mia. Io per scema, dai, non do allora fede. Se mi chiamate scema un'altra volta, piglio la poltrona e ve la do qua. E dai, e lascia. Ah. Allora, si tale quale natura americana, troppo bello. Chi è statura? Lo sai? Ah, ho capito. Americano. Ma state facendo sul serio? Seriamente, è vero. Guarda, Giosa, guarda. E me lo dicono tutti. Dimmi. E ve lo dico. No, se mi facete parlare, lo dico. Billy Crystal? Bravo, Billy Crystal. Billy Crystal. Proprio Billy Crystal. Billy Crystal. No. Cioè? Tu sei molto più Crystal. Sei Swarovski. Ma no, ma faccio sotto. Che simpatia. Allora, tra poco qua arrivano delle ruspe e buttano tutto a terra, va bene? Ah, allora sei ruspante. Ma no, non capisce niente. Se voi non sloggiate, rimanete sotto alle macerie, chiaro? Ah, bellissimo. Allora facciamo l'inferno di Crystal. Quello là era un incendio. Ah, guarda meglio. Allora ti vesti da pompiere, ti metto un cappello in capo, capomba a mano, e mi viene a cercare per tutto il teatro e mi viene a salvare. Io ve lascio in defiamma, giovanotto. Sì, chi mi salva? Dai, input. Dai, input. Ma che? Dai, input. Cosa? Input. I nipoti? I nipoti. E porti pure all'oria, porti i nipoti, ciao. Ma che è? Che aspetto le luci? Gesù, ma che credete di spaventarmi con sti giochetti? Io da qua non me ne vado, chiaro? Sono venuto a parlare con la contessa. Non mi seguo qua a terra. E mi fumo una bella sigaretta. Deficienti. Idioti. Madonna, che paura, Dio mio! Ti sei spaventato? E siete comparsi come un fantasma qua dietro, non c'era nessuno un attimo fa. Mi posso sedere? Prego, accomodatevi, ma no, che spavento. Oh, siete un fiammifero, non riesco a trovare l'accendino. Fumi? Sì, fumo. Se mi fa accendere, per cortesia. E non ti fa male? Mi fa male, certo, quello è un viziaccio. Non riesco a farne a meno. Mi fa accendere, per favore. Quello poi uno si decide a farne a meno quando ormai è tardi. Non basta il primo colpo di tosse. Oh, quando verrà ne parleremo, va bene? Fate... E neanche il secondo. Ti deve venire la bronchite, la polmonite.
devi cacciare gli occhi da fuori, devi andare a finire all'ospedale, e allora... Ma è buonizia! Che artista sono stato? Fisema. Eh? Attore? Che artista? Attore? Non lo so, scusate, avete detto artista, pensavo. Quando arrivavo io se ne cadeva il teatro. Ah, dagli applausi? Era colpa mia. Ah, se uno è bravo, che c'entra la colpa? Che so, l'acrobata camminava sul filo. Il filo si spezzava. Era colpa mia. Vabbè, però sotto ci stava la rete di sicurezza, no? Quindi... Sfondata. Meno male che sotto c'è la sabbia che... Inavvertitamente bagnata. Dura come il cemento. È morto sto povero disgraziato? No. Ah no, si è salvato? Peggio. Peggio della morte. 3 gambe rotte. E non mi trovo, che teneva 3 gambe, suo signore? 2 dell'acrobata e 1 dell'assistente che passava di sotto. Io non mangiavo, capo niente, si è rotta la coscia così. Un calunniatore. Chi? Il signore? L'assistente. Credi? Diceva che portavo male. Come ci è venuta questa cosa a chi? Ma che ti sei fatta al braccio? Qua? È un incidente così stupido. 15 giorni fa, uscendo dal teatro di corsa, dopo aver parlato. Non c'è nessun nesso casuale con la cosa. Dico, ma ho incontrato proprio a voi al momento di uscire, quando... Sì. E quindi? E mi sono rotto il braccio, guarda. No, ti sei rotto solo il braccio. Come solo? Ti è andata bene. Come ti potevi rompere pure... Una gamba? Magari 2. E come donna? Oh, la fronte. Non fare gli scongiuri. Allora, non c'è difesa, giovanotto. Allora, sparatemi, non capisco. Uno pure la dà una possibilità. Siete voi? Credevo che si stava sgonfiando il ginocchio, che paura. Tu mi vedi? Certo che vi vedo. Ma se n'è pas possibile. Gesù mi metti sé, camuffo! E come l'avete fatta la muffa? Che è successo? Ma scusez-moi, tu capisci quando io parlo? Non tanto, ma che parla? Francese? Tu parli francese? No, non lo conosco. E allora state attento! A che cosa? Shh, vieni, sì! A Sarajevo! A Sarajevo? Assetta te! Ah, siediti! Ah. Non capisco il francese! Ma tu è tonto! Ma che tonto? Lei è la contessa? Allora! Attention! Sì! Je suis! E l'agente secrétaire! Ma c'è? Secrétaire! E i cassetti dove l'avete lasciato, signor segretario? Ma per cortesia! Oh, senta, ma lo so che lei è davvero antipatico! Ma chi? Che cosa? Ma è possibile che non le stia bene un meraviglioso agente francese come me? Ma dove sta sta agente francese, signora? Io volevo fare la ballerina! Faccia la ballerina che è meglio! Gesù, Gesù! Poi la ballerina è meglio, che aveva detto? Brava. Fermate la musica! Aiuto! Aiuto! Cosa c'è? Che? Che se si blocca c'è, ma che? Ma sempre con lei si blocca, ma questa? Ma tutto in un balletto, arriva là, po' e si ferma, guarda. Sì,
ragazzi, ma non è possibile, ho già aggiustato una volta, ma come faccio? Come faccio? Il cappello della signora. Oddio mio, Dio mio. Non è vero niente. Io non credo a niente di quello che sta succedendo. Vabbè, pensano che me ne scappo. O mi seguo al centro del palcoscenico e non mi faccio fare più niente. Ci avrei io. La ballerina che si blocca. Efficienti. Non ne sanno pure i topi, che schifo. Dio mio. Oggi la miseria non si leva, non si leva. Ma perché non si leva? Hai presente il filo del grasso del prosciutto? Si è inficcato in mezzo a due denti, il decisivo e il canile. Non si leva. Sono 15 giorni che sono... Mi devi credere, mi è passata la voglia e mi mangio il prosciutto. Pure a me, mai più mi mangio. Ah, allora sta? Come so sanga. E che state facendo? Ah, all'impiede. E sedete. Mi sango. E che? Ci vogliamo assettare un po'? Assettiamoci un po'. Sì, ma facciamoci prima due passi, perché io sono di casa, però da qua attaccato al teatro. Tengo la casa però attaccata al teatro, che dateci che il teatro è vuoto, io la sera dopo cena me ne vengo qua a fare due passi per alleggerire un po' che ci mangiate. Ma che c'avete le gambe? Io non ho capito come camminate questi corsi. Non lo capito. Che modo di camminare è questo? Con i calzini, eh? Con i calzini? I calzini non c'ho niente, dite che devi fare una papera, che modo che... No, vengo qua la sera e vengo a fare due passi dopo che ho mangiato. Sì, sì, guarda là, guarda, tu stai bene, che perfetto. Fate lui i passi. Andiamoci a fare un giro. Vieni qua. Ecco qua. Ma ci muoviamo giro di scema, ma che cosa da pazzo. Hanno vissuto un po' sotto. No, stai cadendo. Lo so, ma fa schifo. Lo faccio spugnare in bocca perché non fumo più. Ah, vi siete allora mette questo in bocca. Sì, sì, ho capito, per levarvi il vizio. Per levarvi il vizio. Quello è terribile, il vizio. Tu fumi? Sì. Tu volevo il vizio? Vorrei. Vuoi provare con questo? Ma che schifo! Ah, che schifosi. Si sta bella qua, Sei venuto a fare chiaro, ok? Sei venuto a fare la serata. Sì, vengo qua. Sì, a fa che? Il tuo teatro è chiuso. Sì, mi piace. Che fortuna che tengo io. Ma ci mangiate un pasta e fagioli che davanti il re andava. Mamma mia, come mi piace. Ma mia moglie lo fa speciale. Sì, buono? Mannaggia la miseria. Particolare? Chi? Mia moglie. È brutto lì. Non mi è corta. Ma non mi interessa come è vostra moglie, metteva a chiedere come è vostra moglie. Veste male. Non mi interessa. Sta con voi, che ha da essere. Cioè, voglio dire, non mi interessa vostra moglie. Sto dicendo come, se era particolare questo, perché avete detto che cioè, sembrava un piatto particolare come lo fa chi? Vostra moglie. No, fa la zuppia. Non i piatti. No, lo so. Io mi mangio la zuppia. Non mangiate. Ah, io pensavo in da ciò. Fa una pasta e fagiole. Gesù, però fa che patate, Che fa? Mia moglie fa la pasta e fagioli. Che patata. Uno l'ho mai sentita. È buona? Chi? Mia moglie? Madonna mia. Quando si mette un calzettone fino al campo. Madonna mia, non mi interessa i particolari intimi della vostra vita sentimentale e matrimoniale. Io dicevo, è buono sa pasta e fagioli che con le patate, mia moglie la fa, speciale. Lavate questo cortile alla mano perché fate male, capito? Giratevi là. Mia moglie fa una pasta e fagioli, me ne sono mangiata una zuppiera. Sì, ho capito, ne avete mangiato. Mamma lo guarda, anche una panza piena, guarda. Ma stanno bene insieme? Ah, sono tanti anni che siamo sposati. Oh, Madonna. Ma ogni no, tanto mi fa arrabbiare, però è una brava donna. Non mi interessa di vostra moglie! Io volevo sapere se stanno bene insieme, pasta e fagioli con le patate. Questa mia moglie fa la pasta e fagioli. Ma l'ha detto che fa la pasta e fagioli. La fa con le patate. Con le patate, mi avete detto. Proprio perché le fa molto bene. Molto bene. Per me mangiate? No, non me l'ha mai mangiata, però volevo sapere se era buono insieme, avete capito? Questa, insieme a chi? Questo connubio. Il connubio di chi? Madonna mia, Madonna, riusciuto questo animale. No, io ho già mangiato. Madonna, non rido. Allora, questo è il fagiolo. Che sia patani, voglio sapere, fagioli o patana? Più fagioli però, Guardate i movimenti, lo so che erano più fagioli. Era proprio pasta e fagioli con le patate. Io voglio sapere, ma è una questione precisa. Mia moglie si mette vicino al fornello e cucina. Oh, guarda. Com'è pasta e fagioli che patana? Mia moglie la fa. Speciale. Non ce la faccio, come devo fare? Ditemi voi. Che vuoi sapere? I fagioli e patate insieme, come stanno? E non l'ho mai mangiato insieme. Ma che fa vostra moglie? La pasta e fagioli. Ma invece che i fagioli, ci mette il patate.
Madonna mia. Hai capito? No. Non è che fa... Non mischia. Ma allora fa la pasta e patana. No, è qua che c'è l'allora e l'ha segato il trucco, hai capito o no? No, allora no, non ho... Cioè, lei piglia i pasta e fagioli. Esatto. Lo cucina bene. Pasta e fagioli. Quando è bello cotto, assaggio il fagioli. Sì. È cotto, leva i fagioli e mette il patano. E perché fa sta cosa? Perché dice che così la pasta e fagioli non ti fa l'aria nella pancia. È l'unico sistema. E non ci sto fagioli, per forza non va. Ah, tu dici che questo è il motivo? Gesù gliel'ho dovuto spiegare io alla bestia. Non me l'ha mai voluto dire, che l'è fissato che sei segreti in cucina. Mamma mia, mamma che mia. Che lo fa una lasagna che non hai idea? La lasagna? Fa una lasagna a carnevale, ricotta, puppettino, no? A fa che gnocca però. Che significa che gnocca? No, mica me, fa lasagna, che fette e tutto. Poi le... Ah, lasagna e metto gnocca. Che fissazione! Io ho preso del nonno per il mangiare, o nonna era fissata, nonno cammine. Nonno cammine. Nonno cammine, lui cammine io. Io camminetto e lui cammine grande. Sì, il nonno mi ha imparato tutto a me. O nonno mi faceva certi discorsi, diceva nonno, no, vieni a nonno, camminetto, vieni qua. Vediamo camminetto. Guarda, impara una cosa, che non c'è peggio che tu a un certo momento, quando tu che poi l'amicizia, che è la prima cosa, che il buono non va per il cattivo. Ecco che la strada della maestra tu ti trovi a un certo punto senza il padre, perché non è così che si fa, perché allora la fame è quando non c'è, che tu capisci, il dolore della carestia non si fa, allora si torna a casa. Io rimanevo proprio... Pensi che le stesse cose che io le ho imparate proprio da memoria, le dico tale e quale a mio figlio. Mio figlio. Mio figlio mi guarda con tanti rossi, belli vecchi, abbiamo morto. Immagini che da essere geneticamente cresciuto alla testa. Tengo 19 anni, peso 46 kg. Bella. Se va bene asciutto, vicerino. Mia moglie un gotto, ma guarda, vieni qua, papà, sono qua. Quando mangio, quando mi arrabbio, allora ci ripete le stesse cose qua, là, e ci torno a casa. Quando finisco, lui mi guarda così, sai che mi risponde? Che risponde? Papà, io non ho capito. È per forza, povero creatura. Perché i giovani non vogliono sentire, perciò si drogano. No, quello vostro figlio si deve drogare, povero creatura. Come fa a campare con un... Perché i giovani fanno i giovani, non è che tu allora non c'è peggiore sordo che non vuole il muto della guerra. Bello. Perciò l'attenzione quando la gatta si mangia il lardo all'urdmellan o zambona della dente che batta. Batta. Dove vuole? Dove vuole? L'uovo o la gallina? Lina prima. Io tutto questo lo so perché i momenti sono un tipo che si mette a pensare. Ma non pensate più, è meglio. Si mette a pensare. Così mi ricordo tutte le cose. Perché io sono invalido civile, accendo per accendo, attenzione, non è che parliamo di uno così, Ma dove sta questa invalidità? In due cassetti, in due commodi, anche sotto le panne. Non dico il certificato dove sta. Dove sta l'invalidità? Non vedo niente. E mica sono invalido. No, mio cognato lavora al comune. Sta così con l'assessore, mi ha fatto avere l'invalidità a 100%. Gesù, quindi siete un truffatore. E non mi conviene a fare pure le truffe. Io sono a casa, mi arriva la pensione, come mi metto a fare pure le truffe? Ragione, si mette a fare pure le truffe. Non sono portato per il lavoro. Io proprio per il lavoro siamo così. Sì, e invece gli altri si fanno faticare. Cioè, mi metto a pensare i giorni per i giorni, per tutto il sudaffilo. Per esempio, tu hai risolto il problema dell'immondizia per la strada, no? Chi ha risolto il problema? No, dico, tu comune. Perché non vuoi risolvere il... Allora, il cassonetto è vuoto perché i sacchetti intorno ci stanno fuori. Anche voi avete un senso civico. Perché io ho capito qual è il problema. Certo. Che non vogliono spendere i soldi per i lampioni. No. Perché tu vicino al cassonetto a mettere lo lampione. Perché il cassonetto è scuro la notte. Non si vede. Allora io sono in casa quinto piano. Quando butto il sacchetto della moneta non lo vedo e va fuori. Hai capito o no? È tutto così, Ma che buttate i sacchetti dalla finestra? Tutte le notti, non mi tengo mai in da casa. Ma non si fa! Perché non si fa? Dovete scendere! 5 piani di scala a certo! Io sono invalido civile al 100%, faccio 5, ma chi se ne capisce niente? Guardate che animale, guardate, uscite con l'animale!
animale! Gesù, Gesù! Che c'è? Buonasera, signora. Buonasera. Complimenti vivissimi. Grazie. Sei tutto sudato. È che fa un po' caldo qua dentro. E non ti preoccupare, non ti preoccupare. Maronna, ma che tiene? Non si vede che c'ho un braccio rotto? Ma no, evidenzialo. E mo' faccio gialla, che devo fare? È un gesso. Capoccione, vieni qua. Sì, sì, attenzione però. Non ti preoccupare, ora ci pensa la tua Ciuciù a farti calmare. Mi chiamate Ciuciù? Sì. Che bel nome. Grazie, sarò la tua Ciuciù. Che bello. Efru. Lo vuoi? Un bel massaggio rilassativo? Forse è meglio rilassante, non vorrei che fosse... Cacabello, io sono una sorbetta internazionale. Basta, io non sono venuto a scherzare. E chi sta pazziando? Ah, io sono venuto qui per lo sgombero. E te lo preparo io? All'acqua pazza? Ma non lo sgombro, lo sgombero. E ti preparo in fretta il pescetto alla zuppetta, e ninna, oh, ninna, oh, e il pesce tiello a chi lo do. Ciao, mostra! State parlando voi? Ehi, è che tu canta? Io non ho capito neanche una parola. Non è giusto! Cosa non è che giusto? Che io non devo fare il pottino! Perché devo fare il pottino? Sai perché devo fare il pottino? No, 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 aspetta, perché? Sai perché? Devo fare il pottino perché tengo la gamba appesa, vedi? Guarda. Ah, è vero, sì, sì. Guarda, come balla. Sai perché mi balla la gamba? Sai perché mi balla la gamba? Pure a te. A me? Eh? No. A me ti. Guarda, come balla. Sai perché mi balla la gamba? Perché tengo i tentini rotti. Che c'avete? I tentini del ginocchio. I tendini del ginocchio? I tendini ciociati. Tendini. I tendini ciociati. No, i tendini, tendini. I tendini ciociati. Guardate vediamo. A me. I tendini sono questi. Ah, tu li tieni qua, noi qua e tenevo, voi. Scusa, sracci. Mi hanno buttato sotto, mi hanno buttato sotto e mi hanno rotto il ginocchio. Ah, vi hanno investito? No, mi hanno buttato sotto e ce ne sono scappati, che li con nulla. E vi hanno investito? No, già stavo vestito, perché mi avevano vestito? Tu hai detto tutto 30 anni fa. Eh? E tu hai detto 30 anni fa. 30 anni fa è successo. E 30 anni fa, io tengo 27 anni, 30 anni fa, io vabbè. Quanti anni ci avete? 27. Me li portate malissimo. Di servizio. Ah, forse tette di servizio. 30 anni fa, tette. Tette, che cos'è? Tette, tette. Vedi, io sento 7 e vedo 3. Ma tu guarda solo questa mano qua, guarda pure qua, 3, 4, 6. Che cos'è? Oh Gesù! E perché ce l'avete 4 sotto al cappello? E tengo un cappello, ma... E come faccio a vedere? Allora così. E mo so qua, se capi, ho capito, 7 anni fa. 7. Io facevo l'attore. L'attore? Al pappice della gallina, mi hanno rotto di nuovo. Al pappice della gallina? Che significa? A quel momento proprio più combinato. All'apice della carriera? Sì. Al pappice della gallina, ora penso che avevi fatto i pappici. Purtroppo sono diventato pappagone di Black di classe e non mi hanno fatto più precisità. Pappagone? Di Black di classe. Di plexiglass? Sì, 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 non posso, perché... Che c'è il pappagone di plexiglass? Pappagone di plexiglass, quando uno porta... L'handicap? Sì. Portatore di handicap? Sì. Pappagone di plexiglass, pensava alla statuetta, che ne so che cos'è? E non mi hanno fatto più la città, mannaggia la miseria. Ma anche voi facevate l'attore prima? Ma facevo l'attore, ma è una cosa importante, non è che facevo l'attore... Facevo l'attore, filo drammatico. Filo drammatico? Sì, sì. Ah, non eravate un attore professionista? Non mi pagavano. Ci mancava pure un revenue, da qui. Ma chi sto male fa? Ma tu lo sai che ho fatto? Ho fatto tutti i grandi autori del mondo, ho fatto anche il grande Edoardo De Filippo.
troppi nomi avete messo. Quello hanno tre, no? No, sì, ma gli altri fratelli non hanno scritto. Io sono andato a bordo nel con camerino tuo. Edoardo, Dino o Peppino, chi dei tre? Quello che è là, qui ho fatto una poesia tua, lo ho detto nel camerino. Poesia, Edoardo? Edoardo. E qual è questa poesia? Io letto il tuo appoggio. Ah, io volessi trovare la pace. Ma è famosa quella. È bella, la conosci? Sì, se la conosci. Io volessi a tua pace, ma la pace ti andiamo. Tu non mi hai detto andiamo, te lo metti a peccambe, te lo metti a navata, te lo metti a primavera, te lo metti a pinatere, te andiamo, te lo metti. Bella. Ciao, queste ci ho fatte sentire pure il grande maestro. Chi è un grande maestro? Edoardo di Peppi. Ma io Edoardo era un tipo nervoso. Infatti, ci disse... La poesia, sì. C'era un'altra persona che erano rimaste così, però senza voce. Ma certo. Li fece uscire a tutti quanti, andate e lasciatemi solo con lui, com'è. Non volevi i testimoni, giustamente, Edoardo, mica di scema. Cacciagliava in due, in una chiuretta la porta, chià. Ciao, ma poco quando esce giù a cadere. E mi abbracciò. Ti abbracciò? Con due dita, queste qua, ah. Cavi per te. Alla trachea. Ma come mi stringeva poi? Immagina che ti... Era invidioso! Certo, era invidioso di lui. Era invidioso! Gesù, e poi ho fatto il grande bavatore inglese! Una? Il grande bavatore inglese! Bavatore, no? Il grande bavatore! Autore! Che autore avete fatto? Quella noi, c'è, sì, famble, chi è, Shrek, X, una, due, però vizi, ci mangiamo troppo, danno, saggio, focazzone, è meglio! Ma venite giù, ce l'ho capito, chi è là sopra? Ma con chi stai parlando? Che ne so, avete detto a uno che è piccolo? No, sto parlando con te! Sto dicendo il nome, dico, quella noi, sì, fammi... Ma questo non è guardare là, e se poi... non ho capito! Guarda poi... il gabbiano della bocca, se... No, non ho capito, guarda il gabbiano! È sputatelo, sto gabbiano, può essere che si capisce! Ma vuoi sputare il gabbiano? Che gabbiano, labiale, che gabbiano? Il gabbiano della bocca, non capisci! Idiota! Quella no, noi! Questo è noi! C'è, sì, va bene! Yes, recchi! Sul vero amici, innesco! No, mi chiama! Come ama, lei! E vieni tu! Sì. A quale vi... E non mi sei un nome, un romanzo, un nome... E non mi ricordi come finisce! William Shakespeare! No, zitto! Come no? Zitto! William Shakespeare! Ma chi è? Quella, c'è, sì, no, bravo, quei! Ecco qua, ho capito chi è! Bravo! Ma voi vedete che dovevo passare io. Di questo grande bavatore ho fatto prima Giulietta Alfa Romeo, che proprio... E poi ho fatto la lancia fulgida. Giulietta Alfa Romeo, guarda quando muore Romeo. Giulietta si è venuto in da Candini. Sì. In da Candini. Si è venuto niente a buttare, si è venuto, può fare. Assettate vicino ai botti. Sì, sì, grazie. Oi, ma quando hai già passato amico? Metto il letto di insomma, parli ottavano tra loro. Che poi questa è di Verona, Giulietta. No, a Candini si va a Napoli. Si va a Napoli, hai pigliato l'accento, certo. Giulietta, all'angolo con l'acqua. Qui c'è morte, tanto. Tante, calma, oi, ma chi si sono accorti? Insomma, parlavo. Era una bella gente. Allora, certo, quando arriva una telefonata. Che non c'era il telefono. Ah, proprio cellulare, manco il telefono. Giulietta, curre, sono morta. Ah. È come se l'avevi scritto l'SMS che era morto. C'è l'ultima lettera con sangue vicino. Sì, certo. Come non chi si è morto, veramente? Perché per il goccio. Come si è morto? Come si è morto? Non rispondeva. Arrivava mamma. Oi, ma c'è, come ti può rispondere? Chi l'ha morto? No, non c'è campo, come ti... E come c'era arrivato, se era già... Curro, insatto, mancalo è morto. Fallo rintracciare, chiamava la polizia, dove ti trovo il nome, non trovo il nome. Ma che questa l'aveva detto? Se parete a Candino, o povero non era morto proprio parete a Candino. Allora, vedi il cadavere di Romeo. Che te ne va a bronchite prima di morire, che è il cadavere? Il cadavere. Cadavere. Oh, ma voglio un bicchiere di vino, no, mamma mi fammi vivere. Però che schifo, sta l'acqua indi, c'è mi stessa. Ci fanno poco vino, in grado. Certo. E comincia a piangere, oi ma non ci siamo Rome, oi bellissimo. Rome, ma Rome, perché sei morto? Parevi non ti mancava. Lisa, dai, l'annella, guardate. Se un frace d'avo vino per come andava. Ma immagino, voi dovete ringraziare che Shakespeare è morto. Tu che dici?
Perciò non mi è venuto mai a aprire il teatro. Ma io me lo aspettavo quando facevo il mio cammello di battaglia, modestamente. Te ne ho cammello perché io schifo pure i cavalli a questo. Quando facevo, signora mia, il mammoletto. Il mammoletto, che le capa è morta a mano. Addio. Mammoletto. Non c'è per nessuno. Mammoletto, un figlio mammolo, pensava. Ma che mammoletto, quello con i tubi. Sì, che tiene sempre i tubi. Sì, fa l'idraulico. Che tubi. Dici, ma è tardi e capito. Tardi a te, il mammoletto. Ma se può venire un freddo. Allora non deve tagliare. E si mette a te, mi metto il cappello. Tagli a te e metti di cappello. E ma poi se il cappello mi fa fastidio. E non do mettere lo cappello. Mammole, mettilo, non do. Mammole, ma tu che vai trovare? Sì, bellissimo. Ma perché non ti uccidi? Questo sarebbe il dubbio amletico. Bellissima allora, rappresentazione. Lui rimane solo con la capa del morto in mano. Ah, col teschio. La capa è morta a mano. Povero mammoletto è da solo. Quattro amici. Ah, allora gli ultimi proprio? Lui solo. Sembrava che era un moicano proprio. Vabbè, l'ultimo è bastato. Manco ma c'era tutta la storia del cinema. No, manca il cano. Manca il cano, non l'ultimo. Lui solo. Mio. Quattro amici. Allora sono cinque di loro. Chi sono? I sei quattro amici. Perché ho tamici che fa? Il tamigi, il fiume. Il fiume. Hai quattro amici, qua il tamigi. Qua il tamigi. E dite bene, fate quattro amici, pensavo che erano gli amici. Ettore! No, no! Ettore! Questo essere o non essere sta facendo? Questo è il problema! Che meglio! È meglio dormire! O è meglio morire! È naturale che è meglio dormire che soffesse che voglia morire che l'è stata mamma che l'ha uccisa papà! Beve di qua o beve di là e fegato fritto e baccalà e nato un creatore e nato un rire e avevamo che mattina il signore e un putipù adesso il putipù dove è uscito? Te ne va ammazza e scopi da capo è morto, ma che tristezza, ma finita. Lo sai che lo faccio anche in lingua patria questo pezzo qua? Lingua madre? Ma perché voi padre parla... si dice madre? Che vuoi padre come parla? In lingua madre anche quello. Voi parlate l'inglese? Già, io sono bilingue. No, in inglese lo voglio sentire! Parto davvero, in inglese devo partire da quest'altro lato qua. E perché dall'altra parte? E in inglese vanno contro mano, ma avessero la mano sotto... Andiamo, forza, andate avanti. Tobia! Che è Tobia? No, no! Non è Tobia! Ma chi è sto Tobia? In tanti anni non ho mai capito perché gli inglesi lo chiamano Tobia e noi in Italia lo chiamiamo Ettore. Ma me ne già scappato. Già saluto. Allora, attacca. Ma che Ettore è Tobia? Musica! Guardi qua. No. L'ho aggiustata. Adesso è perfetta. Guardi che brava, guardi, Era un lavoro lungo da fare, ma sono riuscito a compiere il miracolo, guarda che l'ho messo proprio a posto, perché proprio adesso è veramente, come dire, un marchingegno perfetto. Guardi là, che bella, è brava, Bravissima. Allora, c'è la sua classica giravolta. No, ma no, ma deve finire là. Arriva questa po'. Ma quando mai si blocca? Sì, perché quella è, secondo me, il posto. Arriva là con la gamba. Si bloccava. Invece quando sta... Non è il posto, era lei che... Allora, questa è lei, perché non si può muovere. Invece adesso... Perché... No! No! Fermate la musica! L'ho aggiustato, ecco qua. Ma che devo fare con questa? Buttatela, non è cosa propria. Secondo me è proprio la marca di ballerine che non va bene, perché questa qui è una cuccarina del 76, ormai sono ballerine scadute, bisogna prendere, che ne so, una Angeli, una Frickenbayer. Piano, piano! Che è piano? Maria. Ah, si chiama Maria? Maria, mia moglie, è scomparsa. Mamma mia. Come mi dispiace. Ah, vi dispiace? E perché? Che mi dispiace, ma... No, tanto torna. Torna? Ah, ecco. Lei crede nella reincarnazione? Se mangia. Si reincarna. Insomma, Maria, mia moglie, è scomparsa. Ma sta qua, in teatro. La tenete qua? Oh, Madonna mia, che cosa macabra. Che la tenete? In una ghiacciaia. A ghiacciaia? Si deteriora, no? Sì. Si deteriora? Ma che è imbalsamata? Ma che è una mummia? Può essere che non ho capito niente, giovanotto, forse so... Venga qui,
Si accomodi qui, si accomodi. Adesso le spiego tutto. Mi seguo? Prego, prego. Grazie. Aspetti un attimo, un momento, un momento. Che c'è? Veda prima se è bagnata, no? Ah, grazie. No, no. Asciutta. Ah, è asciutta. Grazie, finalmente una persona per bene, grazie. Ma dove sta? A quest'ora non c'è mai. L'acqua? Esce. Scorre, forse. Insomma, mia moglie, Maria, le stavo dicendo... Sì, parlavamo. Sì, lei è tutta acqua. Sì, ha fatto una dieta sbagliata, no? È talmente dimagrita che di lei è rimasta soltanto l'acqua, un po' di umidità. Aiuto, chi se n'è nata, aiuto! Questa è un'amica mia, l'ho portata da fuori, non è la... Maria? Maria? Gesù, ma che era, bande di psicopatici qua dentro. Voglio... Ma che combinate? È arrivato il Mago Dante. Ma quale Mago Dante, per cortesia? Mi chiama subito la contessa, io vado via. Il Mago Dante, il Mago Internazionale. Do il documento a lei, mi dice dove... Colonia sonora, grazie. Buonasera. Buonasera. Hai detto la parola che avevo messo in preventivo. Pensa che potenza. Che avevate messo in preventivo? Ma una potenza esagerata. Voi avete detto buonasera e ho risposto. E poi devo pure dire no, ma chi te so. Che qualche volta ce l'hanno risposto. Ma di dove siete voi? Eh? Di dove siete, scusate? In che senso? Da dove venite? Ah, per la parlata? E l'accento, si sente che sono del nord. No, non si sente proprio che siete... Non si sente? Del nord. Oh, proprio del nord. Ma nord di chi? A Fragola. Ah! Sì, sì, sì. Ah. Babbo nacque di... Qua? No. Qua? Qua. No, a Fragola sud, babbo. Posso trasferire? Dove? A Fragola nord. Un chilometro rasse mediante. Mamma mia, fate un po' traghetto, va? Traghetto? Sì, presi il traghetto. E non c'è solo. Non c'è il mare a Fragola. Infatti avete mai spingere 3 giorni e 3 notti. Ma tu devi che tu padre, vedi? Bene, siete pronti? Questi sono giochi che per chi c'è il cuore è meglio che no, Solo gente senza cuore. Meglio che... Giuseppina, sì? Parti con la segale. No, un momento. Che c'è? Che avete detto? La segale, Giuseppina. Sì. Con la segale... Giuseppina. La mia damigianella. Ma perché è una femmina che l'ha là, Dio mio? Giuseppina è la mia ragazza. Ah, state insieme? Sì, ci abbiamo sposate perché è rimasta in forza di gravità. È incinta? Ho fatto il pasticcino. Ma non è cash, alla dindo pasticciotto. Sì. E ho portato da Ginepraia a visitare l'altro giorno. Perché che è Ginepraia? Il Ginepraia, quelle che visita le donne. Ah, ginecologo, che Ginepraia? Sì, sì. Ci ha fatto la coreografia sulla mancia. Sì, un balletto, appena l'ha vista. E il bambino mossa là dentro, tutto in ordine. A posto? Il cordone pellicano sta bene. Il liquido antibiotico. Sì, già sta malato, creatura. Amniotico. Come si chiama? La piacenza sta bene. Si parma pure, non c'è male. Che vedi? Già tutto a posto. Tutto bene. Tutto ora bene. Veniamo ai giochi. Sì. Mannaggia la miseria. Accidente. Ciao, ma fa figlio catarro. E ciao, mannaggia! Salute! Hai detto un'altra parola che avevo nel preventivo! Salute! Ma ci ha fatto venire lo scimurro, per fare il salute! Ho fatto apposta, Fa veramente schifo questo facciamo gioco. Una catena e facciamo l'ultimo gioco! Piano però! Non tirare la catena, mi raccomando, che se ne scende! Perché adesso vedi, io con la catena vado in Francia! Speriamo che non torna! Vado in Francia! Giuseppina, siamo in Francia. Totò e Raffaella. Chi sono Totò e Raffaella? Tu Raffaella, che Totò e Raffaella? A Sciarpa Elisetta. Giuseppina, i cazzettini giù hanno. Magari a Sciarpa Elisetta, chance di ora, Elisette. Attenzione, rispondi alla domanda. Vuoi vedere un altro gioco? No! Hai detto la parola che avevo preventito! Grazie, grazie! Vai fuori! Fuori, forza! Mi sta bene forte, insomma!
No, ma io sono senza parole. Dove siete? Venite qua. Mi chiamate la contessa? Ma che giochi sono? Complimenti, complimenti, sei stato bravissimo. Ragazzi, venite pure, portate fuori sta poltrona del suo divano. Sei stato bravissimo. Ma chi? Puoi entrare a far parte di questo primo reality teatrale della storia. Molto diverso dai soliti reality televisivi dove la gente fa finta di essere veri e alla fine risulta molto più finta. Noi invece dichiariamo apertamente che siamo finti e alla fine risultiamo più veri. Sì, io non sono venuto a scherzare, chiaro? Neanche noi, siamo attori, mica scherziamo. Sono qui per dirvi che il teatro è stato venduto al comune e che questo diventerà un parcheggio. Ma cambia copione, dai, non funziona. Se non cambi, il pubblico si scoccia. Ma che cosa? È una battuta che non funziona, perché questo teatro non è stato venduto perché è di proprietà della Contessa Nerofumo. La Contessa Nerofumo è stata interdetta 2 anni fa. Spiegategli che la Contessa Nerofumo non esiste. L'abbiamo inventata noi. Siamo attori. E perché l'avete inventata? Per recitare. Siamo attori. Ma non mi ricordo più, ma tu sei vero? O t'abbiamo inventato noi? Io non mi ricordo più. Manco io. Io non voglio andare a casa mia. No, aspetta, o finale. Ma qua finale? Io so soltanto che dovete sloggiare, perché tra poco arrivano le ruspe. Dovete sloggiare! E dove andiamo? A casa vostra. Siamo attori. E chi ce l'ha una casa? Siamo attori. Ma allora non hai capito, siamo attori. Sono 10 anni che siamo chiusi qua dentro. È uscito un poco, ma fa bene, sentite a me. No, no, noi da qua dentro non ci muoviamo, noi siamo attori. Dobbiamo fare un grande spettacolo, siamo attori. Sì. Se ne deve cadere il teatro. Nonno, siamo... siamo attori. Sentite? Hanno ma cominciato non abbiamo a scelta. Non sanno che siete qui. Siamo dentro. Attori. Scappate. Prima. Scappate. Siamo attori, siamo fatti della stessa materia dei sogni. Siamo attori e scriviamo le nostre parole su pagine antiche, spaventati dal vento e dal gelo d'estate. Siamo monadi scure, abbronzati dal caldo, di cannoni potenti, proiettori di luce, illusioni costanti. Siamo come fantasmi. Basta un fischio e scappiamo, stesso fischio, e corriamo come cani a leccare ogni nuovo padrone che ci compra il collare. Non abbiamo spessore, solo ipocrita amore per un mondo che odiamo, e perciò supplichiamo con antico lamento 2 carezze e un applauso che accompagni fraterno tra poltrone di raso ogni gelido inverno.